Vado. Sesta giornata del torneo Cash Cup, vedeva scontrarsi Bilbao contro Besiktas. Abbiamo non solo i due anziani, i più anziani in campo, anche i due migliori in questa partita, Pausilio da una parte e Vincenzi dall'altra. Partiamo dagli sconfitti. Pausilio, questa volta hai compiuto una vera e propria, una grande partita, hai fatto un grandissimo gol nel primo tempo, mancato un po', come sempre, il portiere è l'arma in meno che avete rispetto alle altre squadre. Qual è la tua sensazione del tuo tranquillo. Gli amici nostri, dai, è stata una bellissima partita. Non fa niente che abbiamo perso, però abbiamo giocato e non penso che abbiamo fatto un'ottima partita. Senti Basilio, ultima considerazione, siete un po' la squadra cuscinetto di questo torneo, però è sempre un piacere vedervi giocare, soprattutto vedere te. Vedete giocare è sempre un piacere. Dimmi un po', questo Bilbao cosa deve migliorare? Per figlio, da giocatore. Deve migliorare, che dobbiamo giocare sempre gli stessi. Salvatore, Toto di Ricciardo. Portiere adatto. Complimenti ai due ragazzi, passiamo a Maurizio. Vincenzo, migliore in campo, inutile dirlo, vederti giocare per me come per mio padre è sempre un piacere. Vedervi alla vostra età, siete anziani, giustamente, penso che si fa sentire questo Besiktas. Parliamo ora della tua squadra. George Pallu, vai, tu non a me. Io vado tutto cosa. Pari punti, io forse qualche punto in più rispetto ad Alessio, il Paris Saint Germain. Cosa mi dici tu della tua squadra in questo torneo? Sempre alla lunga un torneo, diciamo, sempre sono convinto che tutto sia, tutto che abbiamo visto partita da iniziato, sicuramente andiamo avanti. Senti Mauro, ultima domanda, è la domanda che ho fatto ai tuoi compagni anche nelle scorse interviste. Jenny D'Angelo è un dubbio, però è il miglior giocatore della vostra squadra, manca a voi. Quanto noi giochiamo per lui, cioè lui destro, sinistro, velocità, spazio, uno di noi non è senza di lui aumenta. Grazie Mauro, complimenti, grazie.